Ciao a tutti, io sono Giuseppe Pedroni e ho una piccola azienda agricola qui in provincia di Modena. Siamo arrivati nel vigneto dove abbiamo il Trebbiano di Spagna, dove c'è il 100% Trebbiano di Spagna. Questo vigneto serve solamente per la produzione di aceto balsamico tradizionale di Modena. È l'uva migliore per ottenere questo tipo di prodotto per il semplice fatto che ha al suo interno, negli acini dove si va a legare durante la fioritura e di conseguenza dove si sviluppa molto zucchero, ma ha anche questi piccoli acini, quelli molto più piccoli che non vanno a legare bene, dove si sviluppa una grande acidità fissa. Questo tipo di pianta non produce in quantità elevate, anzi è abbastanza scarsa se vogliamo essere sinceri, però dalla sua ha il fatto che questo tipo di mosto ha dei profumi, degli aromi, soprattutto quando diventa cotto, che sono eccezionali rispetto alle altre tipologie di uve. Ed è per questo che noi l'abbiamo scelto, anche se produce poco, per fare i nostri prodotti di altissima qualità, proprio perché il mosto già di per sé ha delle caratteristiche organolettiche superiori agli altri tipi di uve per aceto balsamico, che sono poi alla fine quelle classiche della nostra provincia, ovvero gli altri tipi di Trebbiano e tutti i tipi di Lambrusco fondamentalmente. La macchina ora si accosta col trattore al filare e sta in carreggiata, mentre la vendemmiatrice deve andare a cavallo del filare, perché guardandolo anche dal retro si vede molto bene, ci sono dei battitori che muovono e sbattono tutto il filare e quindi fanno cadere gli acini dei grappoli su due rulli, su due piccoli nastri trasportatori che girando portano a livello superiore la bacca, cioè l'acino. Ciò che rimane sul vigneto, sul filare, è proprio il raspo, che poi possiamo identificare in questo caso, questo è il raspo, senza acini. In questo modo riusciamo a ottenere il frutto dell'uva praticamente quasi integro da portare in cantina per poter lavorare al meglio. Questo è molto importante per ottenere dei vini sempre di miglior qualità, cioè più neutri possibili, ma soprattutto che possono garantire al consumatore finale la freschezza di un vino fatto nel miglior modo possibile con le migliori tecnologie, in quanto quella che vediamo adesso è una macchina all'avanguardia, di ultima generazione. Allora, la macchina al suo interno ha dei battitori, che sono quegli organi bianchi che voi vedete, che vibrano a una velocità che può essere regolata dall'operatore in modo da scuotere il filare e quindi la vigna e far cadere verso il basso, verso il tappeto semovente, tutto ciò che si stacca dal filare. Successivamente finisce nelle parti laterali della macchina e questo tipo di tappeto con delle piccole vaschette porta su tutto il pigiato nella parte superiore, dove c'è la diraspatrice che quindi divide l'acino dalle foglie e dai raspi. In questo modo riusciamo a ottenere la separazione già in campagna della parte diciamo che ci interessa di più, cioè l'acino, da quella che ci interessa di meno, ovvero la foglia e i raspi. Le vendemmiatrici automatiche sono una ventina d'anni che esistono. Prima c'era solamente questa macchina in Francia, infatti le migliori macchine sono di origine francese, vengono costruite in Francia. Poi sono arrivate anche in Italia una quindicina d'anni fa e quindi sono state adattate ai nostri tipi di vigne, perché normalmente in Francia sono più basse. Noi invece qui in Emilia Romagna, dove abbiamo un vigneto, una terra molto molto ricca che ti permette di fare una pianta normalmente più forte dal punto di vista della vigoria e quindi cresce molto meglio, perché la nostra terra gli dà tutto ciò di cui ha bisogno per crescere nel migliore dei modi. In più abbiamo la possibilità di irrigare i vigneti e come si vede dal tubo nero che voi vedete appeso al filo, noi possiamo irrigare il vigneto grazie all'acqua che
in questa zona è abbastanza abbondante, ci permette di produrre sicuramente nel miglior modo possibile. Ci troviamo nel più antico fazzoletto di terra della nostra azienda, dove ci sono i filari, gli ultimi tre filari di Trebbiano di Spagna che ha piantato il mio bisnonno. Qui in questo vigneto abbiamo la vendemmia manuale, non meccanizzata, perché sono talmente vecchi che non permettono la meccanizzazione. Si può vedere che il piede della pianta, come vedete, è abbastanza imponente, molto grande, proprio perché queste vigne hanno circa 60-70 anni. Ora procediamo alla raccolta di questo, del nostro Trebbiano di Spagna, che è, come dicevo, l'uva migliore per ottenere aceto balsamico tradizionale, e questo grappolo è emblematico nella produzione del nostro prodotto, è molto importante. Infatti voi qui vedete gli acini piccoli, che sono carichi di acidità, e gli acini grandi invece, dove ci sono molti zuccheri, ed è per questo che questo tipo di uva, pur avendo una capacità produttiva molto ridotta, in quanto produce veramente pochi quintali, ha un'ottima qualità dal punto di vista della certificazione, perché è predisposta a diventare aceto, in quanto l'acidità fissa è sempre molto elevata. Ora noi andiamo proprio a raccogliere questi grappoli, che sono gli ultimi di questa vendemmia, in modo da poter poi passare successivamente alla pigiatura e quindi alla cottura del mosto ottenuto da questa uva. Come si può vedere, le forti piogge dei giorni scorsi hanno intaccato un po' questo tipo di uva. Questo è un problema sicuramente per ciò che riguarda il vino, ma sicuramente non è un grande problema per l'aceto balsamico, in quanto questa uva, una volta schiacciata, darà un mosto che successivamente viene direttamente cotto. Ciò alla fine, dal punto di vista sanitario e qualitativo, non crea problemi, proprio perché cuocendo si va a sterilizzare la materia prima, cioè il mosto. Adesso la macchina è arrivata in fondo, quindi si va a posizionare per lo scarico. Il carro, una volta ferma la macchina, va di dietro, cercando di favorire lo scarico. Esce il liquido con le bacche. Come potete vedere, è quasi pigiato. Infatti il tempo che passa dalla raccolta all'arrivo in cantina deve essere il più breve possibile, per mantenere alta la qualità del prodotto finale. Vai, adesso il carro se ne va e porta l'uva in cantina. La cantina è qua a poche centinaia di metri. Ora andremo là e vedremo come sono le fasi successive alla raccolta. Mettiamo il carro sulle pedane della bilancia per vedere quanta ne abbiamo raccolta. Ok, vai, monta. Sono 27 quintali, come si vede dallo scontrino, e 55, dai quali però dobbiamo togliere la tara. 27 e 55, la tara è 13 e 70, abbiamo soltanto 13 quintali, quasi 14, di Trebbiano. Questo vi fa capire quanto sia in realtà la resa di quest'uva, che è veramente bassa. Andiamo a vedere adesso la fase successiva, dove il carro viene posizionato, come vedete, per la diraspatrice. La diraspatrice è questa macchina che serve per togliere le foglie, i raspi o gli eventuali tralci che ci sono dentro l'uva. Aprendo il portello, attenzione, perché uscirà subito l'onda di mosto. La macchina che c'è sotto al carro in questo momento serve per togliere i raspi, le foglie o gli eventuali tralci che sono rimasti dalla vendemmia. Ed è prevalentemente mosto quello che si va a scaricare, poi arriva l'uva. Il colore di questo mosto non è verdino chiaro,
è un giallo paglierino. Anche questo è un indice molto adatto alla produzione di aceto balsamico tradizionale, proprio perché il colore imbrunisce in fretta, di conseguenza il prodotto finale sarà più scuro rispetto a un'uva diversa dal Trebbiano. Mia nonna lo chiamava sgualtir l'uva, cioè sgualcire l'uva, quindi pigiare l'uva. Ora vado su a vedere quanta uva è rimasta dentro il carro. Ormai dovremmo essere quasi alla fine, però per sicurezza bisogna controllare. Al suo interno la vasca ha già una coclea, una vite senza fine praticamente, che gira scaricando verso il fondo della vasca tutto ciò che contiene, mosto e uva. È un'operazione lenta perché la vasca di raccolta, la macchina, la diraspatrice, deve praticamente mangiare tutta quest'uva. Bisogna andare molto piano perché in questo caso l'uva ha poco sugo, poco mosto. La diraspatrice serve a togliere le foglie e i raspi che sono in più, quindi serve per scartare ciò che non ci interessa. Il pigiato, cioè le bucce, le vinacce e il mosto, finiscono attraverso questa pompa, come potete vedere all'interno del tubo. La pompa aspira il pigiato e la porta verso il tino, quindi seguendo il percorso che fa il tubo andiamo a finire dentro al tino di raccolta. Seguendo il tubo dal di sopra noi andiamo a caricare. Qui abbiamo il livello del prodotto e comincia già a separarsi la polpa, quindi la parte un po' più solida dell'uva, dal liquido. Infatti all'interno cominciamo già a intravedere questa separazione. In questa parte passa dell'acqua e del glicole che il frigo sta praticamente abbassando la temperatura per poter raffreddare ciò che c'è dentro la cisterna. Infatti nella parte alta della tasca vedete che c'è già il ghiaccio, la condensa ghiacciata, perché il nostro obiettivo per il Trebbiano di Spagna è quello di cuocere, quindi abbiamo bisogno di tempo dopo la vendemmia per poter scaricare questo tino dentro la pressa. Ora accendiamo la pompa per scaricare il nostro mosto, dopodiché apriamo il rubinetto del serbatoio. In questa fase abbiamo molto più mosto rispetto alla vinaccia. Il mosto viene raccolto da questa pompa, va a essere pompato direttamente dentro la pressa. Ora si sta caricando piano piano e quindi già comincia a sgrondare, come potete vedere, il mosto. Come vedete sta girando lentamente in modo da pareggiare la vinaccia al suo interno e poter sgrondare meglio il sugo, il mosto. In questo momento la pompa è stata accesa e di conseguenza aspira tutto il mosto e, come potete vedere, la vaschetta è già diventata vuota per essere poi trasportato dentro al nostro serbatoio di stoccaggio. Qui viene caricato. Da questo tubo entra dentro questo serbatoio. Aprendo questa valvola il mosto uscirà da questo serbatoio e quindi lo ritroviamo dentro la caldaia per la cottura. Qui abbiamo il mosto di Trebbiano di Spagna che ha già cominciato a cambiare colore in modo naturale perché si ossida e di conseguenza cuocendola diventerà ancora più scura. Infatti il nostro obiettivo è proprio quello di iniziare il procedimento dell'aceto balsamico tradizionale da questa caldaia. Infatti questo tipo di prodotto nasce proprio dalla cottura del mosto. Questa pratica, che risale a circa 2000 anni fa, al tempo dei Romani, è testimoniata dai documenti di quell'epoca. Il mosto cotto è sempre stato utilizzato dai Romani come dolcificante, come ingrediente a volte anche delle produzioni vitivinicole. Oggi qui a Modena, nella nostra zona, siamo dopo 2000 anni, siamo arrivati a una produzione tutta particolare che è quella dell'aceto balsamico tradizionale, che comunque nasce da questa pratica, cioè la cottura del mosto. Infatti nel mondo non esiste altro aceto
che nasce da una concentrazione. Normalmente vengono tutti ottenuti da delle basi principalmente alcoliche. Nella caldaia che voi adesso state vedendo c'è una piccola sonda, che è quel tubino che viene immerso nel liquido, che ha lo scopo di controllare in modo costante la temperatura del liquido. Ciò permette al nostro sistema di controllare questa temperatura e accendere il bruciatore sotto questa caldaia in modo automatico, per mantenere la temperatura di cottura intorno ai 90 gradi. Ciò permette di cuocere il mosto senza farlo bollire, perché bollendo, quindi raggiungendo i 100 gradi centigradi, avrebbe il rischio di cuocere troppo, con delle temperature un po' troppo alte, e di conseguenza acquisisce un gusto che possiamo definire leggermente amaro e di conseguenza un po' sgradevole. La schiuma che vedete viene a raccogliere praticamente le impurità grossolane che ci sono ancora disciolte dentro, in sospensione dentro questo mosto, questo liquido, che prevalentemente è zuccherino. La fase, diciamo la prima ora di cottura, serve proprio a depurare, iniziando ad aumentare la temperatura, il mosto da queste impurità. In questo momento abbiamo acceso la miscelazione. L'agitatore crea un vortice all'interno della caldaia per mantenere la massa omogenea, e allo stesso tempo questo vortice porta verso il centro della nostra caldaia la schiuma, come dicevo, che serve per addensare tutte le impurità che sono disciolte dentro questo liquido, il mosto, come per esempio bucce o vinaccioli dell'uva. Ora passiamo all'accensione della caldaia. Quando la temperatura del liquido arriverà alla temperatura impostata, il bruciatore si spegnerà in modo automatico e si riaccenderà solamente quando la temperatura cala al di sotto della temperatura impostata. Sono passate 15 ore e dopo 15 ore abbiamo perso circa un quarto di quello che contiene questa caldaia. Infatti, guardando il livello del mosto, vediamo che una parte dell'acqua che era dentro il mosto di Trebbiano è evaporata e di conseguenza il livello si è abbassato. Ora andremo a scaricare questo mosto e stoccarlo dentro una cisterna d'acciaio in modo che possa poi piano piano fermentare e sviluppare l'alcol che ci serve per poi trasformarlo in aceto balsamico tradizionale di Modena. Ora andiamo ad assaggiare un po' il prodotto che abbiamo ottenuto. Come si può vedere, ha già cambiato un po' colore, e questo è il mosto cotto di circa 15 ore di cottura. Sta già cominciando a essere limpido perché i sedimenti sono andati verso il fondo della caldaia. È ancora un po' caldo, come potete vedere dalla condensa che fa nel bicchiere. La temperatura adesso è di circa 30 gradi. Questo prodotto svilupperà circa 10 gradi alcolici che ci serviranno per fare dell'aceto balsamico tradizionale, trasformando l'alcol di questo mosto cotto che arriverà a diventare acido acetico grazie alla acetificazione l'anno prossimo, durante l'estate prossima. Adesso è dolce, ma al tempo stesso, come abbiamo detto, il mosto di Trebbiano di Spagna rimane comunque con un'acidità fissa abbastanza consistente. Infatti in bocca ha una sensazione di lego, come si dice in gergo, nel senso che è allappante. Qui abbiamo il mosto cotto che abbiamo visto prima. Grazie a questa pompa in pochi minuti la vuotiamo la caldaia. Seguiamo il tubo per vedere dove va a finire. Abbiamo l'inizio della fermentazione alcolica. Infatti il mosto che abbiamo cotto
ha la possibilità di fermentare e quindi la trasformazione dello zucchero in alcol ci permette di ottenere un mosto cotto fermentato che è molto importante, abbia un alcol che si aggira, una gradazione alcolica che si aggira tra i 7-8 gradi e i 10, a volte anche 12 o 13 gradi, a seconda della concentrazione zuccherina di partenza. Questa fase dove sviluppa l'alcol è importante perché successivamente l'alcol che noi andiamo a ottenere grazie a questa fermentazione alcolica ci permette di trasformare questo mosto cotto in aceto, in quanto l'alcol verrà poi acetificato dagli acetobatteri dentro le nostre botti all'interno dell'acetaia, ma questo accadrà l'anno prossimo. L'acetaia è la stanza dove riposano i barili per la produzione dell'aceto balsamico tradizionale. Normalmente le acetaie sono sempre in un sottotetto, ovvero dove trova le condizioni migliori il prodotto per la trasformazione acetica. Quindi abbiamo delle temperature che sono d'estate molto elevate, mentre d'inverno molto basse. Questo sbalzo acetifica meglio il mosto cotto che noi andiamo a mettere dentro questi barili. Qui abbiamo diverse capacità, come potete vedere, di barili, dai più piccoli ai più grandi, in quanto tutti questi barili fanno parte di batterie. Infatti ogni barile che vedete ha una identificazione grazie al numero del cartellino e quindi noi andiamo a fare i travasi nel modo tradizionale, cioè spostando l'aceto dal barile più piccolo per la bottiglia e successivamente dal secondo dentro al primo, quello più piccolo, fino ad arrivare alle botti più grandi, dalle quali togliamo l'aceto per i barili di queste dimensioni. Mentre dentro queste botti andrà a finire il mosto cotto fermentato dell'anno scorso. La procedura del travaso è molto molto importante, in quanto è il momento in cui si muove materialmente l'aceto da un barile all'altro barile. Quindi è un'operazione delicata. Da una batteria di queste dimensioni si riesce a prelevare circa un litro di aceto balsamico tradizionale con un invecchiamento superiore ai 25 anni. Ora iniziamo a fare il travaso. La prima operazione da eseguire è il prelievo. Il prelievo vuol dire togliere da questo barile una piccola percentuale, quindi un'aliquota di quello che contiene, che servirà, come dicevo prima, per l'imbottigliamento. Ora, per fare il prelievo si può utilizzare questo oggetto che noi chiamiamo in dialetto alsaz, cioè l'assaggio, ovvero uno strumento che ti permette di prelevare da questo barile una piccola parte, dipende da quanto piccola in base a quello che è lo scopo del prelievo, o per l'assaggio, quindi capire che qualità organolettiche ha il prodotto, oppure proprio per fare il conseguente imbottigliamento. Quindi io vado a aspirare delicatamente l'aceto dal barile. Misurare dentro la nostra caraffa graduata fino a che non ne andiamo a prelevare circa un litro. Questo prodotto, come potete vedere, ha una certa densità, è corposo, è bruno scuro carico lucente, ha le caratteristiche necessarie per essere messo in commercio. Come vedete, noi abbiamo già prelevato una certa aliquota, ma dobbiamo arrivare a circa un litro. Andiamo a prendere questo litro che serve per completare la partita che andremo a presentare al consorzio per procedere all'imbottigliamento. In questa damigiana, in questo piccolo contenitore, abbiamo raccolto il lavoro di lunghi anni di attesa,
sui barili che sono dentro questa acetaia. Di conseguenza andiamo a creare un blend, un taglio, come lo chiamiamo noi, di diverse barili della medesima qualità, per poter creare la partita, si dice, da presentare al consorzio. Quindi andiamo ad aprire una damigiana, mettiamo il nostro colo che serve per diciamo così, pulire l'aceto balsamico tradizionale prima dell'imbottigliamento, e andiamo a versare il nostro litro di aceto balsamico tradizionale dentro a questa damigiana. In questo caso abbiamo un prodotto extravecchio con un invecchiamento superiore ai 25 anni. Abbiamo riempito il nostro contenitore che porteremo al consorzio. Una volta fatto il prelievo dal barile più piccolo dove c'è il prodotto più buono, si deve procedere al travaso, cioè allo spostamento da barile a barile. Quindi togliamo il nostro assaggio. Abbiamo, come vedete, un bastoncino che ci serve per non pescare il fondo del barile e tenere a galla il tubo. Poi, inserendo in questo barile la gomma, si va ad aspirare. In questo modo. E poi ci mettiamo qui e con molta calma aspettiamo. Lentamente l'aceto viene estratto dal secondo barile per rimpinguare e rincalzare il primo. È sicuramente la quantità che dovremmo prelevare da questo barile è superiore a un litro. Andiamo a mettere ciò che serve dentro il primo barile. In questo modo torna a livello. Bisogna delicatamente riempire il barile perché comunque la sua densità è diversa da quella del barile nella quale noi andiamo a mettere l'aceto, fa sì che ci vorrà molto tempo per via che si possa amalgamare. Normalmente succede in un anno. È uno dei motivi per i quali il travaso si fa una volta all'anno. Ora facciamo la stessa cosa con i barili a seguire. Perciò sposto prima di tutto il tubo, cercando di non fare danni, perché purtroppo è facile sporcarli questi barili, è uno dei motivi per i quali poi sono tutti di questo colore, nel senso che le gocce, le perdite, come potete vedere, ci sono. Facendo questa operazione i barili vengono praticamente colorati dallo stesso aceto che contengono. Andiamo a rimettere all'interno ciò che abbiamo tolto in più. Dentro questo barile occorre circa, a mio parere, 8 litri, 5-8 litri di mosto cotto dell'anno scorso. Ora prepariamo per inserire il mosto dentro la nostra botte. Quindi mettiamo il treppiedi che serve per tenere stabile l'imbuto. E andiamo a prendere dalla nostra cisterna il mosto cotto dell'anno scorso da aggiungere a questa batteria. Circa 8 litri. Ce ne volevano 5 litri. Ora che abbiamo fatto i travasi, dobbiamo aspettare circa un anno prima di poter tornare a fare il prelievo e di conseguenza il travaso.
Questo per dare modo al nostro prodotto che riposa dentro questi barili di potersi amalgamare e assemblare, cercando l'equilibrio tra il dolce e l'acido grazie all'aiuto del tempo, in ogni barile, nonché la acetificazione che avviene nell'ultimo barile, quello più grande della batteria, dove abbiamo appena messo il nostro mosto cotto nuovo. Fra un anno torneremo ad assaggiare questo prodotto e se l'esperto degustatore, in questo caso sono io, giudica il prodotto maturo per essere confezionato con le caratteristiche giuste, si può di nuovo procedere al prelievo. A volte capita che non sempre va tutto come dovrebbe o come ci aspettiamo noi. Pertanto l'assaggio è fondamentale prima del prelievo. In questo modo il produttore, che deve conoscere i propri barili, riesce a capire se è il caso oppure no di prelevare un litro, mezzo litro o anche meno, oppure non prelevare per nulla. Infatti il travaso è la parte più delicata della lavorazione dell'aceto balsamico tradizionale, perché è quella sulla quale incide di più l'uomo. In questa acetaia abbiamo gran parte dei nostri barili. In totale per questa produzione ne abbiamo più di 1700. Qui abbiamo le botti madre. Quelle che vedete qui, quelle più grandi che voi potete notare in questa parte, sono alcune delle botti più vecchie che abbiamo, risalenti alla metà del 1800. Queste botti acetificano lentamente durante l'estate il mosto cotto che andiamo a mettere ogni anno. Ovviamente prima da queste botti viene prelevata una parte di quello che contengono per rincalzare le batterie. Dopo il prelievo per le batterie andiamo ad aggiungere il mosto cotto fermentato che abbiamo prodotto durante la fase della vendemmia. Queste botti sono fondamentali per l'ottenimento dell'aceto balsamico tradizionale, perché sono quelle che iniziano il percorso di acetificazione del mosto cotto e quindi sono, possiamo chiamare, lo starter del nostro prodotto. Infatti, più le botti sono vecchie, e migliore sarà il prodotto finale dopo 25 anni. In queste botti riposa una parte di aceto che è molto vecchio. Queste botti hanno una caratteristica fondamentale. Normalmente sono molto grandi. Sono molto grandi e dentro queste botti riposa sempre almeno la metà di quello che contengono. Questo perché? Perché ciò che rimane all'interno di queste botti, che noi chiamiamo aceto madre, è la vera madre dell'aceto balsamico tradizionale. Infatti, noi possiamo togliere solamente una parte di quello che contengono, normalmente al massimo la metà, ed è la parte superiore. La parte superiore perché è quella più limpida, mentre la parte sottostante di aceto vecchio, che io chiamo aceto madre, è quella che rimane e riposa all'interno di queste botti madre ed è quella che inizierà l'acetificazione del mosto cotto che io vado ad aggiungere ogni anno. Ora andiamo a vedere dove finisce ciò che togliamo da qui. In questa parte, che è nel sottotetto dell'acetaia, abbiamo gran parte delle nostre batterie. Le batterie sono una filiera produttiva, ogni riga, ogni fila di barili che voi vedete è una piccola famiglia. Io preferisco chiamarle famiglie che batterie. Perché famiglie? Perché ogni barile aiuta il barile che ha a fianco donando una parte dell'aceto che contiene. Questo per fare sì che il barile più piccolo possa racchiudere la qualità migliore possibile. Infatti il travaso serve a rimpinguare ciò che tutti questi barili perdono per evapotraspirazione grazie all'estate e quindi alle alte temperature che ne fanno evaporare una parte. Una volta finito il travaso in tutte queste batterie viene messo l'aceto delle botti madre che avete visto
nell'ultimo barile, quello più grande, dopo aver fatto il travaso. Ora, questa batteria composta da 6 barili, questa piccola famiglia di 6 barili che sono nati per la birra in quanto sono di origine tedesca e sono stati trasportati qua pieni di birra, che poi fu venduta nell'osteria da mio nonno, da mio bisnonno, e lui non li buttò ma li tenne proprio perché il ragionamento di conservare ciò che hai a disposizione per poterlo poi riutilizzare è un elemento di cultura contadina che è sempre stato molto forte anche qui dalle nostre parti. Quindi è nata questa batteria composta da questi barili che oggi io posso fortunatamente utilizzare. Quello che secondo me è molto importante ricordare dell'aceto balsamico tradizionale è l'abbinamento, questa assonanza, questo legame che c'è tra le persone e le batterie. Infatti l'usanza di avviare una batteria ogni qualvolta che nasce un figlio è molto sentita qui a Modena e serve per legare il prodotto alle famiglie. Ora, ogni batteria che voi vedete, pur essendo simile, è sicuramente diversa l'una dall'altra, perché ogni batteria, come gli uomini, che pur sembrano tutti uguali, hanno tutte storie diverse, come questa di cui stiamo parlando. Questa batteria infatti ha un certo tipo di acetificazione di prodotto al suo interno e ha degli aromi che le altre batterie non hanno. Viceversa, le altre piccole famiglie che voi vedete qui alle mie spalle, pur essendo tutte simili, come dicevo, danno prodotti a volte anche completamente diversi, quindi sta nel produttore riuscire a bilanciare questi gusti e questi aromi al fine di ottenere un prodotto sempre di alto livello. Siamo arrivati al consorzio. Boh, andiamo dentro. Pianino. Adesso procediamo alla pesatura della partita. Quindi mettiamo la damigiana sulla bilancia e poi la pesiamo. Ora in questo momento stiamo preparando per calibrare la densità e fare la prova della densità. L'oggetto che vedete è un rifrattometro, l'attrezzo, che serve con la rifrazione della luce per identificare la densità del prodotto. Ora procediamo a prelevare il campione, quindi bastano poche gocce di aceto balsamico tradizionale. Quindi prima si fa la pesata del campione da analizzare per l'acidità, che deve essere un grammo o comunque circa un grammo. Mettiamo una goccia anche nel rifrattometro per verificare la densità. Come vedete lo strumento è molto molto sensibile e siamo proprio a un grammo. Ora verifichiamo invece con il rifrattometro la densità del prodotto. Prima Felice passerà a diluire questo aceto con dell'acqua in modo da creare una soluzione che sarà poi titolata dal titolatore. Aggiungendo acqua bidistillata, chiaramente si diluisce il nostro aceto balsamico tradizionale, si mette la calamita per poter fare la miscelazione di questa soluzione. Dentro voi vedete che ci sono l'elettrodo e il termometro per misurare la temperatura. In questo momento stiamo procedendo nella misurazione del pH e contemporaneamente guardiamo densità fa il nostro aceto balsamico tradizionale con questo strumento che ci segnala 69,8 percentuale. Ha un peso di 1,356. Perciò sulla scheda di presentazione andrà inserito questo dato, quindi il Brix e il peso specifico relativo. Chiudiamo e sigilliamo la nostra partita e mettiamo
le firme sul nostro contenitore in attesa che possa essere poi prelevato il campione dall'ente di certificazione e successivamente assaggiato dagli esperti degustatori. Ora prepariamo la scheda con la quale viene identificata la nostra partita. Una volta finita l'analisi anche dell'acidità, si procede allo stoccaggio della partita nel caveau del consorzio, dove rimane al sicuro fino al momento dell'assaggio e del conseguente imbottigliamento qualora il prodotto venga giudicato idoneo all'imbottigliamento. Il valore dell'acidità è espresso in peso su peso e il risultato è di 5,17. La legge dice che il prodotto deve avere un minimo di 4,5, quindi siamo tranquillamente dentro a questo range. Ora la partita viene messa all'interno del caveau. Come vedete, qui all'interno abbiamo diverse partite in attesa di essere confezionate di altri produttori e prodotti anche confezionati. Sono sempre partite relativamente piccole perché il prodotto ha un grande valore ma è in piccola quantità. Buongiorno, sono Silvia Salaris, sono un ispettore Kiwa Cermet e stamattina ci troviamo presso il caveau del centro di imbottigliamento del consorzio di tutela dell'aceto balsamico tradizionale di Modena per eseguire l'attività di prelievo dei campioni destinati alla commissione d'assaggio. Qua è presente una partita opportunamente sigillata dal produttore, viene dissigillata e poi procederemo a prelevare i campioni destinati all'assaggio. Le bottiglie prelevate sono tre. Una bottiglia viene destinata alla commissione d'assaggio. Un'altra bottiglia rimane al produttore in caso di contenzioso. La terza bottiglia, che poi verrà sigillata con la capsula, rimarrà presso il centro di imbottigliamento per oltre 10 anni e rappresenta la bottiglia che viene messa nelle stesse condizioni della bottiglia immessa sul mercato. Sigilliamo con un sigillo alfanumerico a strozzo. Mettiamo la capsula perché mettiamo la bottiglia nelle stesse condizioni del prodotto in vendita. E questa bottiglia verrà conservata dal centro di imbottigliamento per 10 anni, ovvero la durata del prodotto sul mercato, a garanzia del consumatore. Adesso che abbiamo terminato l'attività di prelievo dei campioni oggetto della commissione d'assaggio, procederemo a registrare tutti i sigilli alfanumerici messi sulle bottigliette. E adesso andiamo a anonimizzare i campioni per la commissione d'assaggio nella sala panel. Procediamo a anonimizzare il campione, quindi applichiamo nel matraccio un numero progressivo e dopodiché verseremo il contenuto della bottiglietta sigillata. Ogni campione viene reso anonimo, quindi viene identificato con un numero che solo diciamo l'addetto all'attività di prelievo conosce, in maniera tale che non venga ricondotto né al centro di imbottigliamento né al produttore. Sono Guidoni Loretta, sono maestro assaggiatore e faccio parte della commissione di assaggio dell'aceto balsamico tradizionale di Modena, DOP.
e questa commissione si compone di solito di 5 persone, 5 maestri che assaggiano l'aceto balsamico attraverso una scheda di valutazione dove si valutano i visivi, gli olfattivi e i gustativi. Si parte con i visivi, questo che vedete è un matraccio, e ci avvaliamo anche di una candela attraverso la quale appunto tra il matraccio, tra noi e la candela ci sta il matraccio in modo da vedere ancora meglio sia il colore, la densità e appunto la limpidezza, è molto più precisa come valutazione. Sia la densità che il colore che la limpidezza hanno tanti gradi di valutazione. Il massimo è sciropposa consistente, bruno carico intenso e limpidezza intensa e brillante. E questa sarebbe la caratteristica principale che deve avere l'aceto balsamico tradizionale di Modena. Ora iniziamo il nostro vero lavoro. Questo è un aceto non troppo pulito, ha un colore abbastanza biondo, che non è abbastanza ambrato, quindi non è proprio una caratteristica positiva. In più non è per niente limpido perché la candela non si vede assolutamente limpida oltre l'aceto stesso. Poi passiamo agli olfattivi. Esaminiamo per primo la franchezza, che in questo caso è discreta. La finezza dei profumi dovrebbe essere, il massimo sarebbe eccellente, in questo caso è moderata. Intensità e persistenza, che dovrebbe essere il massimo, il pregio maggiore, ampia e prolungata, qui non avendo molta franchezza nemmeno finezza ovviamente rimane lieve. L'acidità è buona. Passiamo ai gustativi. Ecco, i gustativi, tra un aceto e l'altro solitamente un goccio d'acqua e un cracker per cambiarsi un attimo la bocca e per pulire il tutto. Qui dobbiamo esaminare la pienezza, che in questo caso è una pienezza ma ha molti zuccheri, quindi non è una pienezza vera e propria balsamica, non è una pienezza corposa come dovrebbe essere, ha un'intensità non ampia come dovrebbe essere, ma tenue. Il sapore è gradevole, ma non al massimo del gradevole. L'armonia è molto slegato, non è equilibrato l'acido e il dolce come dovrebbe essere, quindi gli diamo un non equilibrato abbastanza basso. L'acidità rimane buona. Alla fine si fanno le somme di questi tre visivi, olfattivi e gustativi e si dà anche una sensazione finale gusto olfattiva, che viene data proprio dagli elementi che abbiamo, dai numeri che abbiamo dati prima, ed è proprio una sensazione finale legata al complesso, all'esame organolettico più preciso dell'aceto balsamico tradizionale. In questo caso è un prodotto discreto e rimane in una casella, come abbiamo dato poi tutte intorno ai 22, quindi discreto. Il risultato finale è 247, il punteggio minimo per un prodotto da 12 a 24 anni è 229, quindi questo potrebbe essere un probabile prodotto giovane tradizionale, come si chiama in realtà. Non è un extra vecchio. È terminata la commissione d'assaggio, quindi il valutatore si siede a fianco a me e mi detterà i punteggi assegnati ad ogni singolo campione. Solo il prodotto che raggiunge il punteggio minimo è autorizzato ad essere imbottigliato. Ci sono dei vari criteri per determinare il punteggio finale e questo dipende dal fatto se nella commissione era presente o meno un campione doppio. Ovvero, per dare maggior garanzia all'assaggio, talvolta si inserisce un campione duplicato. Questo al fine di monitorare l'affidabilità di giudizio del degustatore. Quindi se il degustatore individua e dà lo stesso punteggio al campione doppio, vuol dire che è un giudice affidabile e il suo giudizio viene considerato valido ai fini della media.
Se invece il degustatore non riesce a individuare il campione doppio, la commissione viene decretata nulla e viene annullato l'assaggio. Sono Enrico Corsini, presidente del Consorzio Tutela dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. Siamo qui presso la nostra sede, abbiamo alle mie spalle la vetrinetta con tutte le bottigliette dei nostri produttori che vengono qui ad imbottigliare, come previsto per legge, sotto il controllo dell'ente di certificazione, il CERMED, che dopo un'analisi del prodotto sulla densità e sull'acidità, c'è l'esame della commissione organolettica che in base a un punteggio prestabilito abilita o no il prodotto. Abbiamo ovviamente l'aceto balsamico tradizionale di Modena DUP invecchiato almeno 12 anni e poi abbiamo invece il re, l'extra vecchio, che è la bottiglietta ovviamente che ho in mano, che deve essere imbottigliato e deve essere invecchiato almeno 25 anni. Quindi già da queste cose si capisce com'è prezioso questo prodotto, come sia anche giustificato il prezzo ovviamente più alto di tutti gli altri prodotti che si vedono in commercio, e ha una caratteristica: se il prodotto non è in questa bottiglietta disegnata dal designer Giugiaro, suo incarico dalla Camera di Commercio alla fine degli anni 80, non può essere chiamato aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Quindi l'unico prodotto originale, autentico e che si può fregiare del termine aceto balsamico tradizionale di Modena DOP di Modena solo ed esclusivamente se all'interno di questa bottiglia. I compiti ovviamente del consorzio di tutela sono quelli ovviamente della tutela, abbiamo già avviato azioni in questi anni per contrastare tutta una serie di imitazioni e di prodotti succedanei, e anche quella della promozione che facciamo in Italia e in tutto il mondo. In questo, insieme anche agli altri consorzi che danno vita qui presso il Palatipico, a un marchio Piacere Modena, all'interno del quale vi sono tutte le DOP e le IGP della provincia di Modena. Thank you.